amici telespettatori e amici dei social, eccoci con Polifemo Tradizioni, una serie di puntate di Polifemo che intendono appunto valorizzare le tradizioni locali tarantine, la storia, il culto appunto delle tradizioni. Lo stiamo facendo, siamo infatti al terzo appuntamento con Enzo Risolvo, che è un esperto di tradizioni, di cultura tarantina, di dialetto tarantino, e lo stiamo facendo all'interno, anzi all'esterno in questo caso, del Bar Vittoria, sito appunto a Taranto in via Cesare Battisti 83. Una realtà, quella del Bar Vittoria, davvero elegante, che appunto oltre alla qualità, all'eleganza dei propri prodotti, alla qualità del servizio, ha davvero la sensibilità, l'amore per Taranto, un amore per Taranto che appunto si traduce, si sostanzia con il supportare queste tradizioni. Queste trasmissioni, consentitemi, tradizioni e trasmissioni, evidentemente mi ha preso così tanto il discorso delle tradizioni che ho appunto traslato, ho usato un termine per un altro. E allora Enzo, abbiamo iniziato a parlare di Quaresima perché ci troviamo nel periodo della Quaresima e però ora ci focalizziamo sulle tradizioni, su tutte quelle tradizioni che vanno, che partono all'indomani, il giorno dopo la Via Crucis, Via Crucis che come detto è programmata per giorno 2 aprile. Allora, la cosa che vi voglio dire, Quaresima, la Quaresima inizia il mercoledì delle ceneri, no? E per Quaresima significa 40 giorni, in realtà la nostra Quaresima dura 44 giorni, qualche giorno in più, però viene chiamato Quaresima. E con 40 giorni si ricordano alcune cose relative proprio agli avvenimenti religiosi, per esempio 40 giorni furono i giorni del diluvio universale, 40 giorni stette Mosè sul monte Sinai, 40 giorni Gesù nel deserto, 40 giorni furono i giorni intercorsi dalla resurrezione all'ascensione al cielo, quindi il periodo quaresimale. Con il periodo quaresimale praticamente si finisce con la baldoria, con il carnevale in definitiva, quindi sì, ci sono le penitenze, le preghiere, le astinenze, ma 44 giorni di astinenze sono poco assai, e allora seppur vietate dalla Chiesa venivano tollerate alcuni momenti giocosi. Uno era il gioco della pignata, la pignata, che praticamente nelle famiglie ci si riuniva, prendevano una pignata con tante cose buone da mangiare, azazizzo, provolone, eccetera. Poi c'era la pignata per le piccine, dove c'erano caramelle, cioccolatini, e si rompeva e quindi si faceva festa. E questa era la domenica, la seconda domenica di Quaresima. Questa era la pignata, il gioco della pignata. Poi si ritornava nuovamente a fare le penitenze e le preghiere. Un altro momento era la domenica successiva, dove c'era l'albero della cuccagna. A Taranto l'albero della cuccagna si faceva, a Taranto Vecchio, questo ce l'ha ricordato in tanti libri il compianto Giacinto Peluso, si faceva a Bascià Passared. Io lo dico per i vecchi come me, ma insomma è dove oggi c'è il mercato, c'è la villetta, lì c'era uno spiazzo, soprattutto quello spiazzo creato con l'abbattimento delle case secondo il progetto fascista che ha abbattuto metà di Taranto Vecchia, la parte bassa, e costruito le palazzine. Lì si metteva un tubo, un albero, e lo si riempiva di grasso, e quindi iniziavano i ragazzi a squadre, chi riusciva a salire sopra a prendersi l'albero della cuccagna, che era ricco di tante cose buone da mangiare.
Però ovviamente i primi che andavano sopra erano quelli che una volta sporcati di grasso non riuscivano più a salire. I più furbi erano quelli che aspettavano quando tutto questo tondo si sminuiva di questo grasso a sugna, e allora locco locco entravano e si mettevano uno sopra l'altro del genere. Tant'è che a Taranto nasce quel detto: a ce levo usiva e a ce si piglia la cuccagna. Questo è proprio ormai un'espressione tipica, importantissima, significativa, perché nella vita di tutti i giorni vediamo così, vediamo se molto spesso che chi non merita si assume quei meriti di chi invece ha lavorato, ha sudato. Allora, così concludiamo questa puntata parlandovi anche di un altro avvenimento che succede nei 40 giorni, la festa di San Giuseppe. Sempre la festa di San Giuseppe cade nel periodo 19 marzo, nel periodo festa del papà. A Taranto per tradizione quel giorno si dovrebbe mangiare pasta riccia con le cicere. Questo era il piatto tipico di San Giuseppe, il bianco della pasta rappresenta la primavera. Il tipo di pasta, il bastone ricurvo del santo, il giallo dei ceci, la divinità. Quindi questo è. Un tempo si faceva anche, ad altre parti si chiamano le matre, a Taranto le tavolate per i poveri, e in genere erano 13 posti a sedere. E ricordo, anche qui mi aiutano gli scritti, le ricerche, gli studi fatti, che la tavolata più imponente che si faceva era nei pressi della chiesa di San Giuseppe, alla discesa Via Nuova, che molti chiamano Postierla. Non è una Postierla, noi abbiamo due sole Postierle, Postierla Immacolata e Postierla Santi Medici. Le altre sono discese, sono dei pendii, quindi non sono Postierle, perché sulla storia delle Postierle un giorno ne parleremo. Quindi già ti prenotiamo per un'analisi, una storia di questo segmento. E allora c'era questo, poi c'era un'altra cosa molto bella, che era il dolce. Ancora oggi si fanno le zeppole, e però le zeppole ricordano una festa di epoca romana che si faceva il giorno delle feste, insomma nel periodo di marzo, in cui avveniva il passaggio dei giovani dai 16 anni quindi alla maggiore età, quindi si faceva questa festa. Oggi la chiamiamo zeppola, ma insomma erano delle fritture, insomma, che facevano di dolce. E un'altra cosa molto significativa che avveniva il giorno di San Giuseppe era a Rozzola. La Rozzola è quell'attrezzo, io non so se lo posso far vedere, ma insomma è un attrezzo che si gira e gracchia. È un bruttissimo rumore. Io lo ricordo che quando c'era i falegnami facevano il giorno di San Giuseppe e tutti andavano a comprare, ed era un rumore che frastornava e infastidiva. Però dicono che a Rozzola è praticamente un giocattolo che fu inventato, pensate un po', da Archita di Taranto. Enzo, perdona, mi viene così un bagliore, un ricordo. Ricordo un'espressione, quella è rozzola, sì. Come dire, ecco, come vedi uno che ripete sempre, torna sempre sull'argomento. E quindi è ripetitivo, hai ragione, bravo, che tu mi vuoi fare concorrenza. No, no, perché è sono dei ricordi, no? Dice, quando uno è ripetitivo, è sempre rozzola, quindi è un rozzola, è sempre così. Come sì. Così, giusto, magari non c'entra con l'argomento, mi viene in mente un'espressione di mia nonna e di mia zia, le quali dicevano, parlando di persone che
rievocavano fatti vecchi e stravecchi, dice quello parla sempre delle vigne Rita Fontana. Anche quello è un altro bel bravo, mi piace, sei molto attento e molto addentrato. Un tempo in Piazza Fontana, quando non c'era la Fontana, quando quella piazza che oggi chiamiamo Piazza Fontana, la prima Fontana fu voluta da Carlo V d'Austria, lì non c'era la Fontana ed era piazza pubblica, a Piazza Grande, adiacente più o meno, ti do l'idea, alle spalle della torre dell'orologio c'erano le vigne, e quindi si raccordano le vigne, perché poi per via della Fontana, per via della modifica e delle costruzioni fatte intorno alla piazza, che divenne appunto Piazza Fontana, le vigne andarono via. Si raccordano cose. Era un, perché mi ricordo mia zia quando dice: ma tu parli sempre di fatti vecchi e stravecchi. Allora, Enzo, concludiamo con queste tradizioni. Allora, abbiamo detto di queste cose di San Giuseppe, vi dico semplicemente una preghiera dedicata a San Giuseppe. In dialetto, naturalmente. San Giuseppe gran, puertam tu d'osper da sand. In paradiso portassero un fiore, udunasta a nostro Signore. In da suo momento di necessità, te cerca grazia, per carità. Beh, penso che sia il modo più bello per ringraziare, per pregare San Giuseppe. È un modo anche appunto per, come detto, per riscoprire le nostre tradizioni. Termina qui la nostra terza puntata, Polifemo Tradizioni, alla riscoperta delle tradizioni tarentine. Lo stiamo facendo in modo particolare con riferimento al periodo appunto pasquale, qui con Enzo Risolvo, presso il Bar Vittoria, sito a Taranto, in via Cesare Battisti, appunto 83. Beh, un modo per fare cultura, e lo vogliamo fare tra la gente, per la gente e con la gente, Enzo, in mezzo alla gente, mezzo alla cristiana, si dice così, correggimi. Sono cristiani tutti, secondo la nostra religione. Poi in un'altra puntata, ecco, parlando di cristiani, di persone, dice qui denu cristiana vattesciata, poi battezza per dire che ha sofferto, ma ne parleremo in un'altra puntata. Alla prossima.